5 anni fa ho lasciato all'amministrazione Rucco progetti e lavori per decine di milioni di euro finanziati. Dalla bretella dell'albero, i cui lavori erano iniziati nel marzo del 2018, dovevano durare al massimo 2 anni, fino all'ex centrale del latte a San Bortolo, fino al Parco della Pace, che sarà un'oasi da costruire straordinaria per la città. E poi c'era da migliorare, da integrare il passaggio dell'alta velocità a Vicenza perché non crei ferite dolorose alla città. Ebbene, di tutto questo nulla è stato realizzato. Siamo dovuti intervenire con importanti osservazioni per migliorare lo stesso progetto e fare delle mitigazioni per l'impatto che avevano sulla città. Senza però citare il fatto che il Partito Democratico in questi anni, la grande Vicenza di Otello Della Rosa e il Terzo Polo, hanno lavorato contro quello stesso progetto che hanno approvato nel 2017. Sicuramente una dimenticanza da parte di Achille Variati, sicuramente un voltafaccia da parte del Partito Democratico del Terzo Polo, che cercano di spiegarci oggi una nuova verità. Il sindaco Rucco, anziché assumersi le proprie responsabilità, continua a scaricare la critica sulla vecchia amministrazione. Così non va. Un vero e proprio quello intervento di Achille Variati, soccorso rosso per chi vuole far tornare a Vicenza una realtà che non esisteva più, che abbiamo superato in questi 5 anni di lavoro. E che vuole recuperare il potere con i nomi già noti che hanno già caratterizzato ciò che c'era di negativo in questa città negli anni passati. Quindi il vice sindaco Bulgarini per quanto riguarda Achille Variati e un ritorno del capogruppo del Partito Democratico possa mai, questa volta ambendo a titolo di sindaco della città di Vicenza.